Simão! Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Ancora una nuova annata di successo registra il gol per la solidarietà, la partita legata alla beneficenza organizzata da Luca Napoli per Italia 20 Management. È un gioco di squadra, quindi alla fine questo è il risultato di quello che in questi mesi abbiamo fatto a livello organizzativo. Non c'è una persona che vince, è una città che vince e quello di oggi è il risultato, anche grazie a voi. A un evento importantissimo che abbiamo voluto inserire nella nostra, nel programma della primavera catanese, e la presenza di migliaia di ragazzi dimostra come abbiamo indovinato a far sì che lo sport si collega alla solidarietà, e questo è un evento di solidarietà. Anche Euroagrumi promuove la solidarietà. Sì, è una giornata di straordinaria presenza, abbiamo ritenuto opportuno essere qui con i prodotti tipici, in particolare l'arancia rossa, siamo nella coda della campagna e non c'è vetrina più bella di questa della solidarietà, tra l'altro con una serie di iniziative che già noi abbiamo messo in campo per restare sul tema, anche in città come le Cinque Terre, come l'Aquila, come Saponara. Oggi ci sembra opportuno e non potevamo mancare a questo evento di straordinaria portata, con l'augurio che si possa incrementare, ecco, anche attraverso i prodotti tipici della nostra regione, la sensibilità verso chi ha più bisogno di noi. Evidentemente in un momento di grande difficoltà economica non si può che fare sistema, il mondo agricolo è vicino alle fasce più deboli con tutti gli sforzi e gli strumenti che possono essere messi a disposizione di questo meraviglioso momento di solidarietà. Allo stadio Angelo Massimino di Catania una parata di stelle e di imprese locali a sponsorizzare l'altruismo. Uno spettacolo, poi con tutta questa gente mi sono divertito. Non sono in forma, sono sempre stato una spina nel fianco, sia della mia squadra che delle altre. Reduce da un successo proprio recente con la ribalta nazionale, dopo tanto comunque lavoro altissimo. Sacrifici, formazione, comunque è il quinto anno che lavoro con Mediaset, sempre con scherzi e non solo. E ora a fine maggio sono protagonista del nuovo programma su Italia 1, comunque tanti sacrifici. Dico sempre che un uomo senza ambizioni è un uomo morto. Giulio, ormai sei un siciliano doc. Sì, magari, mi piacerebbe molto, la Sicilia è stupenda. Secondo voi è un ruolo importante all'interno del Taormina Film Festival, una cosa che vi rende gioiosi comunque? Molto, perché Taormina è un festival di grande tradizione, da quest'anno Tiziana è la produttrice e quindi speriamo che sia un grande festival come è sempre stato. Tu hai lasciato all'Italia e al mondo un patrimonio sicuramente ormai indimenticabile, un documentario su Giovanni Paolo II che tutti ricordano, proprio qualche sera fa è stato ritrasmesso sulle reti Rai, ti rende orgoglioso? Moltissimo, moltissimo. Eravamo l'unica truppa al mondo a cui era consentito di entrare nelle mura della città del Vaticano in quei giorni, è stata un'esperienza sia professionale ma soprattutto spirituale indimenticabile. Per promuovere la Sicilia cosa si può fare? Che si può fare? Questa dovrebbe essere tutta la Sicilia un grande parco, non dico di divertimenti, ma di, come dire, una zona di cultura e di bellezza. È bello venire qui perché l'accoglienza è sempre meravigliosa. Le cronache hanno un po' raccontato, se reduce da una vacanza bellissima, quale resoconto fai qualche settimana dietro? Ah sì, sono stata a Malindi in Kenya con la mia famiglia e ho preso il sole, si sta bene, ma anche qui avete il sole, Catania è una città meravigliosa. Per il futuro, anticipazioni? E girerò un film a settembre che poi uscirà a Natale. Tuo marito tra l'altro farà qualche programma televisivo, si è parlato anche di questo. Vediamo. Cosa? Dacci qualche anticipazione. Non posso dire nulla. Ciao. Si va! Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai. Eu te pego.